Radio Radicale, siamo con Gennaro Migliore per parlare del voto delle elezioni regionali. Allora, onorevole Migliore, oggi alcuni quotidiani ironizzano sul fatto che Renzi e Salvini sono stati sconfitti dal voto delle regionali. Eppure in Campania è andata particolarmente bene, in Sardegna siete risultati decisivi per la non affermazione del blocco PD Movimento 5 Stelle. Volevo chiedere, insomma, che cosa pensa di come siano andate le elezioni. Insomma, avete dimostrato che il PD con voi funziona, se escludiamo, insomma, la Puglia, dove il PD ha ottenuto un'affermazione che, insomma, molto significativa. Ma innanzitutto vorrei dire che in Sardegna il nostro candidato era sostanzialmente appaiato al candidato del Partito Democratico, quindi non è che noi non abbiamo aderito alla proposta del PD, semmai è reciproco il non essersi trovati intorno ad una candidatura che, se fosse stata quella che abbiamo scelto noi, che è una candidatura civica, certamente avrebbe stravinto anche contro il candidato della destra. L'ironia francamente non la capisco perché noi abbiamo dei risultati che parlano chiaro. All'interno delle coalizioni la nostra è una forza significativa che attrae consensi, come nel caso della Campania dove abbiamo superato il 7%, siamo al 7,4% e credo che In qualche questo. caso avete superato anche il 10%. Sì, nella provincia di Avellino abbiamo preso il 14,5%, a Caserta il 9 e qualcosa per Che cento. questi erano tutti i tempi del Movimento 5 Stelle all'epoca del. Sì, diciamo che il Movimento 5 Stelle è passato dal 52 delle politiche, 35 delle europee l'anno scorso, quest'anno ha preso il 12%, il 10%, tra il 10 e il 12%. Si tratta quindi di una debacle totale e noi col 7,3 siamo molto vicini anche al Movimento 5 Stelle. E in Toscana abbiamo preso poco meno del 5, nelle regioni dove ci siamo presentati da soli abbiamo fatto prevalere non il calcolo dell'opportunità politica, ma l'ideale di non voler stare con i populisti. E in questo caso certamente Emiliano è un campione di populismo. Lì dove invece si è affermato un progetto riformista, come nel caso di Gianni in Toscana o nel caso ovviamente di De Luca in Campania, noi siamo convintissimi che quella sia la strada per seguire senza il Movimento 5 Stelle. Toscana comandata? In Toscana noi abbiamo eletto due consiglieri, siamo la seconda forza, rappresentiamo quindi un elemento importante. Certamente lì il Partito Democratico ha avuto una grande affermazione, ma noi abbiamo presidiato uno spazio riformista che è stato molto importante. Adesso che succede per il governo? Allora, il governo esce indubbiamente rafforzato. Però qualcuno reclama un rimpasto. Volevo sapere, insomma, se secondo voi questo deve essere fatto. Ma noi non abbiamo mai chiesto il rimpasto, per questo motivo credo che sia una discussione che non ci appartenga. Siamo impegnati con determinazione a far cambiare alcuni indirizzi prevalenti del governo, in particolare sul MES, che secondo noi è indispensabile per mettere in sicurezza la sanità, essendo un prestito agevolatissimo. E siamo assolutamente interessati a accelerare sulla riforma dei decreti di sicurezza, di cui peraltro io sono uno dei interlocutori per quanto riguarda il nostro partito. E siamo a buon punto, a questo punto il testo è pronto, bisogna presentarlo alle Camere. Senta, l'ultima valutazione è sulla Liguria, dove, insomma, i giallorossi hanno subito una sconfitta, hanno presentato un candidato giustizialista, e in Sardegna, dove voi non avete appoggiato l'altro candidato giallorosso che si presentava in un Loro collegio no. uninominale, siete risultati decisivi. No, ripeto, in Sardegna abbiamo più o meno la stessa percentuale, noi da soli e dall'altra parte PD e 5 Stelle. Quindi, siccome i dati nazionali sono noti, questo vuol dire che quello che aveva sbagliato il candidato era il Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico. Per quanto riguarda la Liguria, beh, che dire. Quando uno vuole per forza forzare degli matrimoni naturali, quello che ha attaccato tutto, per tutta la sua attività professionale,
proprio il Partito Democratico e i riformisti non poteva certo rappresentarli e infatti è stato un disastro. Ci riproveranno come hanno successo in Umbria e adesso in Liguria? Spero che la maestra, la storia sia maestra, in questo caso la cronaca sia maestra di vita per i miei ex colleghi di partito del PD. A questo punto mi sembra che valga molto di più un progetto riformista, penso a Bonaccini, penso a De Luca, penso a Giani, dove il Movimento 5 Stelle non c'era e si è combattuto veramente per un progetto in avanti, piuttosto che fare una mucchiata. Bene, grazie come sempre a Gennaro Migliore di Italia Viva. Grazie.